sei come anche con l'alta marea. Alta Marea, Coez e Fra Quintale insieme con il loro brano uscito fresco fresco proprio ieri, ma non è l'unico, perché da ieri è in rotazione radiofonica anche il nuovo singolo di Matteo Faustini, Sensibile, una canzone che parla d'amore e di coraggio. Questa mattina Matteo Faustini è in collegamento con noi di Radio Godò e quindi gli do il benvenuto. Ciao, buongiorno Matteo. Buongiorno, è un piacere essere qui. Ben arrivato su Radio Godò. Grazie davvero. Allora Matteo, dicevo che il tuo ultimo singolo si intitola Sensibile e ho anche anticipato che è una canzone che parla d'amore e di coraggio, è così? Sì, secondo me ci vuole coraggio a parlare d'amore, e per quanto possa far star male, sia difficile e ci possa far soffrire, secondo me siamo qui anche per questo, perché anche soffrire vuol dire vivere, e perché penso sia veramente uno spreco di opportunità precludersi l'amore. È perché succede spesso che magari dopo una scottatura in amore la prima reazione che si ha è quella di chiudersi, no? E di dire basta, sì, mai più, non rischio nemmeno più. Sì, non riuscire più a fidarsi, si comincia a imparare a stare bene da soli, quindi fai fatica a trovare un altro essere umano che riesca a spostare il tuo equilibrio, e è difficile riuscire a vedi quasi come un sacrificare la tua pace, mettendo il cuore in gioco e a disposizione, quindi è quasi più facile lasciarlo in panchina. Matteo, quanti anni hai tu? 28. 28, ecco, io ne ho 42 e mi fa sorridere che già tu a 28 anni abbia questo tipo di pensiero, perché è un po' il pensiero che ho anch'io, che ho un po' di anni in più rispetto a te. Come mai secondo te? Quindi è una cosa che caratterizza tutti indistintamente e trasversalmente? Ma secondo me l'amore, così come il dolore, sono un grande acceleratore di esperienza, e quindi più ami e più soffri, tendenzialmente più è l'opportunità di crescere, di farti domande. Penso sia proprio anche uno strumento, per questo secondo me non bisogna precludersi le esperienze, perché alla fine siamo anche noi una somma di esperienze, belle o brutte che siano, e se riusciamo a trasformare quelle negative in quelle belle, dandogli quasi un senso, allora secondo me lì poi c'è un salto evolutivo, indipendentemente poi dall'età anagrafica. Adesso ti faccio una domanda un po' scomoda, se vuoi non rispondere, però io non posso non fartela. Ma tu sei innamorato in questo periodo? Sentimentalmente no, sono, ti giuro, però tanto innamorato del cibo innanzitutto, della come, vista, come della darti musica. Torto del cibo, come darti torto. Esatto, quindi sinceramente la verità è che in questo periodo sto scrivendo tantissime canzoni d'amore positivo, perché mi sento innamorato, ma di ciò che mi circonda, giuro. Anche perché c'è questa cosa un po' di voi cantanti e cantautori, no, che si dice sempre che alla fine scrivete canzoni quando le cose vanno un po' male, no, e riuscite a tirare fuori tutto. Invece vedi, tu ci stai dicendo che c'è stata un'inversione di tendenza, sei innamorato della vita, innamorato della musica, di tutto quello che ti circonda, ciò nonostante stai scrivendo tantissimo. Esatto, forse perché non ho nessuno a cui dirlo e quindi lo scrivo nella musica. Bella questa cosa. Senti, il brano si intitola Sensibile. Secondo te la sensibilità è un pregio o un difetto? Secondo me sensibile non è sinonimo di essere deboli, ma di essere umani. E quindi per quanto ci possa far soffrire, non la scegliamo noi, siamo sensibili. A volte la sensibilità si può anche insegnare. Penso che sia una delle caratteristiche, insieme all'empatia, che ci può veramente salvare. La sensibilità è come avere un superpotere che abbiamo paura di usare molte volte. Però è un superpotere, perché senti tutto più forte, anche le cose negative, anche le cose che ti fanno star male, però è come se fosse un po' il sale delle emozioni, quindi senti tutto di più, vivi di più, e il cuore ti batte un po' più forte. Questo brano Sensibile è contenuto all'interno dell'album Condividere, composto da 15 tracce. Tu racconti in questo album una sorta di percorso interiore introspettivo che hai vissuto per circa 2 anni. Sì, esatto, ci sono proprio ogni traccia è intervallata da seduta dallo psicologo, quindi proprio dove sono con un doppiatore e si simulano delle sedute dello psicologo in cui si parla, perché la musica personalmente è stata proprio un percorso, un viaggio, come questo disco. Infatti bisognerebbe ascoltarlo in modo con un ordine, diciamo, dalla prima all'ultima, perché proprio è un percorso. Utilizzo la musica come strumento per stare bene. Allora, tra poco ce lo gustiamo con tutti coloro che sono collegati su Radio Godò, il tuo brano Sensibile, rotazione radiofonica da ieri. Prima di salutarci ti chiedo se hai mai incontrato un caso umano. Ride allora, lui. Ce n'è solo uno. Beh, ma anche io sono un po' un caso umano. Allora, così su due piedi, guarda, sto pensando... C'è stata una volta, guarda, per metterla sul simpatico, che poi in realtà in quel momento c'è stato
un bello spavento, ero in camera mia, stavo per andare a dormire, era mezzanotte e mezza, e era il periodo quando Amadeus mi aveva chiamato per andare a Sanremo, gennaio era 2 settimane prima di Sanremo, Sì. E mi ricordo che stavo per andare a dormire e sento un rumore strano, alla finestra, mi avvicino, secondo senti un picchiettare, dico sarà un merlo, sarà, che ne so, un uccellino qua fuori, guarda, praticamente c'era, non lo so, un pazzo, non so come chiamarlo, che mezzanotte e mezza evidentemente sapeva dove vivevo e dalla strada di sotto lanciava sassolini alla finestra, quindi ho dovuto aprire la finestra, io impanicato, oddio, sarà un ladro, sarà che ne so, nel senso mezzanotte e mezza, non ti immagini, certo. Apro la finestra e dico chi è, chiamo la polizia, sono finita, no, che c'è qualcuno, e mi ricordo che c'era questo ragazzo che mi dice no scusa, è che non sapevo come farti i complimenti, volevo dirti dal vivo complimenti per la canzone. Dico, ho capito, ma è mezzanotte e mezza fuori casa, cioè, ma... comunque Matteo, ti posso dire una cosa, l'aneddoto è molto simpatico, ti vorrei dire che se mai dovessi avere un incontro con dei ladri, mi auguro di no, è inutile che chiedi chi è, perché non è che ti rispondono siamo i ladri. No, guarda, io sono pessimo quando alle volte ho paura, io ti giuro, tiro fuori il telefono e faccio finta di dire sì, Michela, adesso, sì, ho sentito i rumori, adesso chiamerò, io so dove siete, cioè, pessimo, è presente Bridget Jones che sì, deve interfacciarsi con dei, sono io. Ti pessimo. Amiamo, Matteo, ti amiamo. No. E allora per premiarci, adesso ci gustiamo il tuo brano, Sensibile, grazie per essere stato con noi, Matteo. Grazie a te per il tempo e per le domande, davvero. Sono più debole in amore, preferiscono la solitudine alla delusione.